Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e questa è una nuova puntata del Cine Glossary. L'altra settimana vi ho parlato di cosa voleva dire diegesi, diegetico, eccetera eccetera, e questa settimana vi parlerò di essere diegetico, cosa si intende. Se vi siete persi il video sulla diegesi, ve lo metterò da qualche parte in modo che potete cliccare, si aprirà in un'altra finestra e potrete sapere tutto. Tornando a noi, cosa si intende per extra diegetico? È tutto ciò che non appartiene al mondo interno del film, tutto ciò che il film non mostra e neppure lascia intendere. Anche qui vi farò degli esempi pratici, e uno è il narratore. Avete presente quei film dove c'è quella voce narrante tipo "c'era una volta", che non è nessuno dei personaggi, che poi si scoprirà del film, insomma è un narratore extra? Ecco, quella voice over extra è anche extra diegetico. Non c'entra assolutamente nulla con il mondo del film, non è un tizio che vive in quel mondo, è solo un narratore. Un po' come succede nei documentari. Insomma, avete presente, che ne so, Piero Angela quando racconta in voice over su Super Quark le vicende storiche e nel mentre si vede la vicenda ricreata. Ecco, Piero Angela è extra diegetico. Quindi se sentirete extra diegetico, ricordate Piero Angela e subito... Un altro elemento tipicamente che vediamo sempre nei film, quindi in ogni film c'è, non avete scuse, c'è un esempio sempre, è la colonna sonora. La colonna sonora quando è che è extra diegetica? Quando nessun personaggio accende una radio o interagisce con la musica. Insomma, se dal nulla quelle stanno parlando, a un certo punto il tizio piange e inizia sotto una sviolinata romantica, quella è extra diegetica. Il personaggio non è nel mondo del film, non esiste quella musica, esiste solo nel nostro mondo di spettatori. Quindi se nessuno accende la radio, nessun personaggio si accorge che c'è una musica, quella è extra diegetica. Spero che sia tutto chiaro, in ogni caso potete chiedermi giù nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi nel caso ditemelo. Mi piacciono i complimenti. E se vi siete persi il video sulla diegesi, ve lo metterò qui, così dopo questo vi guardate anche quello. Ciao!